Bella raga, qui Alfi Game, benvenuti alla quinta parte del gameplay di Crash Nitro Kart. Allora, dopo aver failato una gara, speriamo che non capiti più, notare qua che siamo qua sopra, vabbè, bello. Tuoni e Fulmini, altre tre gare per questo gameplay. Qua usiamo Crash, va? Che nella parte precedente ho solamente utilizzato Coco. Ed eccoci qua a tuoni e fulmini, cielo completamente verde. Perfetto. E si parte tipo qua, non un po' esagerato con l'effetto nebbia, perché si fa un pochino fatica a capire un po' che cavolo sta succedendo. Non molto, ma un pochino. Vabbè, lasciamo stare. E questo, secondo il mio parere, dovrebbe essere una sottospecie di pista simile a Viaria Calda, solo che però solo con elementi di sottosopra, penso, non so. Frenesia, ma stavolta con Crash sono davvero più veloce, quindi il che è buono. Vi ricordo, dopo questa gara affronteremo il boss di Fenomena. Non mi ricordo chi è, perché non mi ricordo chi è. Perché non mi ricordo chi è. E tipo non dovevo cadere qua, eh. Fai, sì, più attento la prossima volta. Ok, ci sono dei momenti di strada stretta, però uno non mi ricordavo. Cioè, da questi momenti in poi non so, non mi ricordo più il gioco come è fatto. Quindi la scelta dei personaggi è totalmente a random. Perché non me lo ricordo, ho finito questo gioco una volta, però non mi ricordo, perché l'ho finito solo una volta, eh. Vabbè, ad ogni modo so sesto, meglio, là, perché mostrare sempre di stare in prima posizione, diciamo, è brutto, no? Però è anche meglio, perché si non rischiamo di perdere e di rifare la gara, che qua i minuti sono preziosi, soprattutto su YouTube i minuti sono preziosi, e qua divento poraletto, po' ghiacciolo. Cos'è fuori? Vabbè. Abbiamo qua un trance che a malapena si vede, malapena si vede un trance, perché c'è il kart verde. Ah, frena, perché no, perché ho frenato quando non dovevo frenare. Qua i martelli, saltiamo, sì. Tre nitie, tre TNT. Incredibile. Cioè, manco fossimo un boss che mettiamo tre TNT. Vabbè. Dettagli. Frenesia. Allora qua facciamo che non usiamo derapate. Non usiamo derapate, non facciamo derapate. E scateniamo la frenesia. Ma basta. Stavo per cadere un'altra volta, e adesso qua mi rendo conto che restare in terza posizione non è una cosa buona. Fatto, quindi devo aumentare velocità. Ma ecco, grazie a Cortex che beccava quei cosi rotanti. No, non doveva succedere questo. Si rifà sta gara. Purtroppo il destino è stato scelto, che bisogna rifare sta gara. Perché ho frenato di nuovo? Però per poco. Vabbè. Non si vince con due, eh? Riprova. Sì. Ma almeno si parte secondi. Voi speravate che io non sbagliassi più, eh? E invece.
Rimbalziamo, rimbalziamo, bello rimbalzo. Stavolta primi in assoluto. Proprio fin dal primo giro. Chi è che deve stare davanti? Una che non dovrebbe stare davanti, dovrebbe stare dietro a darmi supporto, a caricarmi la frenesia. Ecco. E questo missile se lo doveva beccare lei, non io. Che è successo? No, non è successo niente. No, perché non posso permettermi che il gameplay non venga registrato, sapete? E dai! Perché non poteva beccarmi, cioè... proprio... non puoi. Olè! Ecco che è stata beccata, finalmente. Cosa? È rimasta là bloccata. Quella sottospecie di palla ghiacciolo. Però qua c'è il tratto stretto. È stretto, è stretto, è stretto, è stretto. Non freniamo. No, io me la fugo, me la fugo. Il missile non può beccarmi, non può beccarmi, non può beccarmi, non può beccarmi. Scappa al figame, guarda, è ancora mirato. Oh, oh, mamma mia, si è reso il missile. Via, 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 via. Al figame, è ancora qua il missile. No, no, non è... è un altro missile. Via. Dai, dai, dai. Devo rimanere così. Devo rimanere così. Però l'effetto nebbia che c'è in sta gara proprio... effetto nebbia, poi pioggia tutto. Frenesia, vai, 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 brutellone, 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 e tipo tu devi restare dietro, sai? Ho detto che devi restare dietro! Dai, però, non nell'ultimo tratto. È vero che manca ancora un giro, però... wow! Mettiamo la TNT qua in un punto tattico, se no la prendono. Sì, tutto quanto. Mi piace quando dice la frase badabu. Si era bloccato per un attimo. Chi è che doveva beccare quella roba? Io. Dai. Cioè non pensavo che andasse sopra di me. Dai. Boh. Via, via, via. Mettiamo tutto, tutto, di tutto e di più. Ok. Una frenesia fatta a frenesia. Totalmente difensiva. Sì, mi sono un po' allontanato dagli altri. Un po'. È bello quando vai in derapata e colpisci due scatole, perché ti dà la soddisfazione di non farla poi pigliare agli altri. Più o meno. E finalmente Alfie Game può dire che questa gara l'ha vinta, quindi dovremmo cercare di non perdere le altre due. Speriamo. Ma adesso filmato. Bugia, niente filmato. Filmato. Con i tuoi 9 trofei hai conquistato il diritto di affrontare il campione di fenomena, Norm. Non farti fuorviare dalle dimensioni di Norm. È un vero demonio sul circuito. No! Tu partecipi alla gara oggi. Ora vai! Una gara! Partecipo anch'io! Non ho intenzione di starti ad ascoltare. Io dovevo indossare questo stupido costume e tu in cambio dovevi correre. Inoltre non hanno nessuna possibilità.
Ok, è tipo successo una divisione tipo gelatina tipo alieno degli FL65 in blu WWE. E quindi dovremmo affrontare i fratelli Picasso. Ok, i fratelli Picasso. E speriamo di non failare con i fratelli Picasso. Dov'è che giocano i fratelli Picasso? Io direi di usare Coco, perché secondo me si gioca in tempo scaduto. E l'ultima volta non è andata molto bene in tempo scaduto. E si gioca in tempo scaduto. Però sono convinto, dai, mi sento sicuro di me stesso. Penso. Forse. Ricordate che dobbiamo ancora fare un'altra gara in più. Norm. Ok, i fratelli Picasso sono in due, però basta solamente uno dei due fratelli Picasso per vincere. E qua ci mettono i cubi invisibili, però le bolle invisibili. Però la cosa bella dei boss, no, è che vi lanciano dietro le cose, però sono cose, sono oggetti inediti, cioè oggetti che non vengono usati normalmente nel gioco. A differenza di Crash Team Racing, che là i boss vi buttavano le cose, però erano cose, diciamo, un po' che oggetti che tu potevi usare, ad esempio la fiala, la TNT, no? C'era Oxide che ci tirava di tutto e di più. Adesso non è nemmeno capace di arrivare nel podio, cioè, vi rendete conto di come sono cambiate le cose? È l'evoluzione, la next generation, attenzione però, una bollera vicina a me. Salta, 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 e... Ok, qua sparano pure davanti e dobbiamo stare attenti. Questa annata di turbo la usiamo nei momenti migliori. Ora, Troia. Ah, non dovevo saltare. Salta, 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 dai, 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 dai. Ok. Ora, via, uno. Qua stiamo attendo al tizio che all'arte cubica. Via, via, via. Scappare, scappare, scappare. Ok, ste bolle qua le odio. Dai, accelera. Wow, cosa? Stiamo perdendo nella peggior dei modi. Mi sa che si rifà. Mi sa che sta parte durerà 40 minuti. Nah, non stiamo così esagerati, però quasi. Non facciamoci beccare dal verme, perché il verme è l'ultima cosa che ci deve capitare in questo momento. Anzi, non ci deve nemmeno capitare, nemmeno per ultimo, quindi ok, ora è il mio momento. È l'unico modo che ho per sopassarlo, usare la maschera. Whee! Non l'ho superato con la maschera, però me la devo fuggire col turbo delle derapate. Perché sto tizio che lancia le bolle attacca davanti, non solo dietro. Quindi non posso stare al sicuro. Beccati sta TNT e te la devi beccare. Aspetta, no, 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 niente aspetto. Vai, devi beccarti pure sta palla di ghiaccio. Di elettricità mi pare, non era di ghiaccio. No, allontaniamoci dal verme. Se prendevo il verme, la gara era completamente finita. Proprio completamente. Qua la teoria del all'ultimo giro i boss diventano più facili da soppassare è quasi vera, perché effettivamente l'ho superato, però mi stava raggiungendo. Vabbè, filmato, stesso tempo, giro 1, giro 2. Sì.
Sapete? Ve la siete cavata bene là fuori. Avete buone probabilità di vincere, perché lavorate insieme. Anche voi due siete una bella squadra. Ehi, vieni qui e comportati bene. Ah, fa finta che la cosa non gli importi, ma è come me, odia perdere. Norm, vieni qui. Oh oh. Forse devo trovare dei nuovi metodi per motivarti, come privarti dei tuoi libri. Pensavo che vi avrebbe battuto, ma mi sbagliavo. Ma non sarete così fortunati su Techni. Su Techni! In anteprima esclusiva per questa parte noi scopriremo la prima gara di Techni. Devo ricordarmi di non fare pop davanti al microfono perché non c'ho il filtro anti-pop. E quindi vediamo di cosa si tratta sto Techne. Techne! Terribile. Non vi dico la fusione di quali due youtubers sono, oltre a ne mio. Lasciamo stare. Ok, siamo qua, tutto futuristico, tutto bello, bla 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 bla. E facciamo questa prima gara. Assemblaggio. Io qua direi di utilizzare Crunch, perché non l'abbiamo ancora utilizzato. Da un bel po' che non lo utilizzavamo. Assemblaggio. E qua e qua boh. Qua si nota che Crunch è davvero molto veloce. Non mi ricordo qua che c'era un punto che dovevo stare attento a non stare troppo ai lati della gara, boh. Ah, però com'è bello andare veloce. Cioè, ci voleva proprio. Ah, eccolo qua. Cioè, non è un robot che sta in mezzo, pericoloso. E qua mi ricorda molto Laboratorio Engine. Ne ho beccate due in uno, doppia. Qua la situazione si rifà quadrata. E si esce fuori dal laboratorio. Ok, qua è tutto un tubo sopra sotto. Però noi cerchiamo di restare sopra perché mi pare che non è che puoi girare attorno in 360. Se non sbaglio. C'è la frenesia. Sì. C'è Ding Dial che ci ha provato. Ricordiamo Ding Dial che c'ha la mente fottuta. Assieme a Polar e Pura. Pur. Mai capito come cavolo si chiama quella sottospecie di tigre. Però. Se camminiamo. E infatti, Ding Dial, che ha la mente fottuta, è andata a farsi fottere in quella sottospecie di raggio. Non mi beccherai missile. Non mi ha beccato. Levati di torno. È ritornato Ding Dial. Cioè sarebbe Ding Dial che mi ha detto levati di torno. Arrivo bellezza. Giro finale. Ah, sta macchia d'oro di nero, perché, di ombra, ecco, perché è messo in punti dove c'è meno luce e quindi sembra ombra, non sembra una macchia di petrolio. Macchia, l'incidente è un bel po' grande, però. Oh, tutte quante sto prendendo ste cose d'olio. Sto anche derapando, che è uno schifo. Ma almeno il kart è un pochino veloce. Via 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 via. Adesso qua non devo fare cavolate.
non c'ho voglia di rifare un'altra volta la gara. Dai, Affi Game. Dai, no, 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 no. Così non va bene, dai. Dai, 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 e vince. Bellissimi, noi ci vediamo 1-5, 1-5, 1-5. Cambiano i decimi, ma i secondi sono gli stessi. E noi ragazzi ci vediamo nella prossima parte. Altre tre gare, ogni parte del gameplay a mezzanotte. Lasciate un mi piace, seguite la pagina Facebook, link in descrizione. Ed Alfie Game è tutto, io vi saluto e ciao a tutti!